Buongiorno ragazze, come progetto per il nostro gruppo Amiche dell'Uncinetto, dove sapete che siamo vari gruppi su Facebook con la passione dell'uncinetto e ogni mese vi proponiamo dei progetti diversi. Questo mese tocca al gruppo mio e di Fè, ossia la libertà di incintare e sferuzzare, e vi proponiamo questo sfizioso copritazze facilissimo da realizzare, che vi consiglio di realizzare con dei filati che vi sono avanzati, soprattutto dei filati grossi. Io per esempio ho utilizzato il Margarita che mi è avanzato dal maxi sciarpa che ho fatto. Quindi vi consiglio di utilizzare dei filati che possono essere lavorati con un uncinetto che vada dal 5 anche al 7, quindi dei filati grossi, in modo tale che la lavorazione risulti rapida, ma soprattutto potete far fuori quei pochi rimasugli di gomiti, filati che vi sono avanzati. La lavorazione è semplicissima, è un giro che va sempre ripetuto e che poi ci permette di creare questa fascia di catenelle in rilievo, che serve anche per poter mettere, per poter attaccare con il bottone e stringere la nostra fascia attorno alla tazza. Quindi questo semplicissimo copritazze. Potete farlo nei colori che più vi piace. Io vi ho detto, ho sfruttato il Margarita che mi era avanzato e ho fatto appunto questo copritazze. L'unica news che vi devo, cioè l'unica informazione che vi devo dare, che mi sono dimenticata di dire durante il video, è che quando andate a montare le catenelle, io ne ho montate 10, quindi poi ho diviso 5 maglie alte, 5 catenelle, 5 maglie alte. Se voi avete un filato un po' più piccolo, un po' più grande, non è un problema, però dovete tenere presente che dovete coprire la tazza e che dovete avere un numero comunque divisibile per 2 di catenelle, quindi un 12, un 8, se dovete metterne di meno, ma non dispari, perché altrimenti poi non riuscireste a dividere a metà le due parti della lavorazione. Quindi è l'unica cosa che mi sono dimenticata di dire nel tutorial, quindi vi spiego già adesso. Però come potete vedere è veramente semplicissimo realizzarla. Avete bisogno quindi di un filato, di un bottone, e poi il gioco è fatto. Quindi, come sempre, io adesso vi lascio al video tutorial e se realizzate questo progetto, mi raccomando, mandateci le vostre foto, questa volta soprattutto nel gruppo, in modo da poter farlo vedere anche alle altre ragazze che fanno parte degli altri gruppi, e noi ci vediamo presto con un nuovo video tutorial. Quindi i due giri che andremo sempre a ripetere sono questi. Dobbiamo ripetere fino a coprire l'intera tazza e poi vi faccio vedere come andare a lavorare queste catenelle che stiamo lasciando scoperte, quindi scoperte libere, diciamo così. Quindi continuiamo la lavorazione fino ad arrivare ad ottenere appunto tutto il bordo della nostra tazza. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i giri e poi vi faccio vedere appunto come andare a lavorare queste strisce di catenelle che abbiamo lasciato in. Ho ripetuto il giro per 16 volte. Adesso con l'uncinetto più grande, io sono passata col numero 8, andiamo a tirare i fili in modo da creare una striscia al centro e vi faccio vedere come. Entro nella prima striscia, prendo il secondo filo e lo tiro fuori. Mi avvicino così vedete bene. Entro nel, vado a prendere il filo successivo ed esco fuori. Ancora. Prendo il filo ed esco fuori. Prendo il filo ed esco fuori in questa maniera. Qui dopo andremo a cucire il nostro bottone, però per adesso continuo in questa maniera. Quindi prendo il filo ed esco. Prendo il filo ed esco. Vedete? Stiamo creando quindi questa striscia. Il rilievo di catenelle qui sul davanti. Bene, continuiamo così. Andrò poi, io ho preso un piccolo bottone che andrò a cucire proprio qui, che mi servirà appunto per poter stringere, per poter chiudere la fascia intorno alla tazza. Però per adesso continuo così, cucio il bottone e poi vi faccio vedere alla fine come fare. Allora, eccomi qua. Ho terminato quindi di fare la mia striscia. Ho cucito il bottone qui all'inizio dove ho fatto il primo giro e qui vedete mi è rimasta una catenella che mi servirà appunto per mettere la mia fascia, oh scusate mi è caduta l'uncinetto, per mettere la mia tazza, il mio copritazza intorno alla tazza. Vedete, vado a fare in questa maniera e faccio passare l'asola che mi è rimasta quindi sotto il manico della tazza e lo vado a mettere attorno al bottone. In questa maniera ed ecco qui.
La nostra copritazza è terminata. Potete farla in tutti i colori, è molto semplice. Potete farla in stile natalizio se volete coprire le vostre tazze per il Natale, o comunque con quei filati grossi che vi sono avanzati e ve ne è avanzato poco e non sapete cosa farne, potete appunto utilizzare per creare queste sfiziose copritazze.